Sentiamo invece che cosa ci ha detto Enrico Ruggeri al proposito. Qual è e chi è oggi il suo pubblico? Beh, è cresciuto. Prima c'erano centinaia di persone che seguivano il tour. Queste persone, quando lo facevano, avevano 20 anni, quindi sono cose che si fanno a 20 anni. E oggi le stesse persone ne hanno 40, 50, e quindi se uno è di Modena viene a vedermi a Modena e a Carpi, ma non prende più la macchina per venirmi a vedere a Foggia. E naturalmente c'è, si auspica sempre che ci sia un po' di ricambio generazionale, quindi ai miei concerti ci sono anche dei ragazzi. Il problema mio e di tutti quelli che fanno musica da tempo è che io ho dato alle stampe La Rivoluzione, che era il mio 39esimo album, e allora mi metto nei panni di chi mi ascolta. Cioè, se uno dice Ruggeri mi piace, gli ho comprato 12 album, fai conto, 12 album sono tanti, cioè per 12 volte entrare in un negozio e chiedere il disco di qualcuno è un bell'atto d'amore, però naturalmente non sei tenuto a comprarli tutti e a seguirmi sempre. Io per esempio sono un fan di Elvis Costello, io ho una quindicina di album di Elvis Costello, poi magari per un po' non glieli compro più perché sono appagato dal mio desiderio di Elvis Costello, poi fa il disco con Bacharach e dico, ah caspita, questa è una cosa diversa, allora lo compro quel disco lì. Ecco, noi cantautori siamo sempre alla ricerca dell'idea di quello che possa di nuovo solleticare l'attenzione di persone che magari hanno già parecchi dei nostri dischi sugli scaffali. Intanto sentiamo Ruggeri che cosa ci dice della versatilità. Beh, è figlio della curiosità, è figlio della voglia di trovare, di capire quali sono le proprie potenzialità. È figlio della voglia di raccontare storie, perché poi in realtà uno che scrive canzoni racconta storie. E in effetti anche scrivere un romanzo, o magari condurre un programma radiofonico o televisivo, fa parte di quello, di raccontare storie. Insomma, l'importante è non snaturarsi, ecco, non sarei capace di condurre non so, un quiz televisivo, non sarei bravo, mentre invece sulla narrazione forse dico la mia, perché è figlia della mia principale professione, che è quella di fare il cantautore. E in realtà poi tutto questo determina anche, perché no, un flusso di denaro superiore a quello di uno che fa solo il cantautore, e il denaro nel nostro mondo è autonomia. Io ho fatto dei bei dischi, non so, io ho fatto almeno 2 album belli grazie al fatto che ho cantato Le stelle sono tante, milioni di milioni, facendo una nota, dando la mia voce, non la mia faccia, una nota celeberrima, pubblicità di un salume.